Quanto alle scuole, Mirta, il sindaco De Magistris definisce un errore quello di... Io sarei un po' più prudente, nel senso che io immagino che probabilmente già nel giro, diciamo, dei prossimi 3-4 giorni questo sarà un provvedimento che verrà preso altrove, è già stato preso all'estero, quindi non è di per sé una fandonia, è In Lombardia semplicemente... c'era di chiusura, Però diciamo, Mirta, Milluzzi prima. diciamo le cose come stanno, è una scorciatoia. Cioè il problema non sono le scuole che sono dei luoghi sicuri, il problema è come far arrivare i ragazzi a Esatto. scuola. E poiché non si riesce a organizzare un trasporto Però decente, si scusami, piglia la... tu stamattina giustamente ci stai invitando alla tregua, io No, no, accolgo io il non tuo sto invito, invitando alla però tregua, ci io dico voleva sì. tempo per organizzare i trasporti, perché abbiamo sprecato quel tempo? Ma Io io questo sono... ancora non l'ho Io non capito. lo so, però lo abbiamo sprecato e mi pare strano, diciamo, sentire in collegamento, in diretta, il sindaco di una grande città che Allora, parla sento come De potrei farlo Magistris, io, cioè così come uno che non risponde ha un Geremicca e ruolo, poi sento e anche gli Vittorio autobus di Feltri. Napoli e le metropolitane di Napoli, cioè, ma ogni... cioè, è cominciato il solito scaricabarile. De No, però Magistris non e è Feltri. così. A me dispiace che un Ma giornalista, che ora finisce come dire, questo? competente e preparato come Geremicca dica 8 mesi dalla pandemia che parla di moratoria. Io vorrei che lui si mettesse nei panni, dopo magari gli mando tutte le mail di No, io ho stamattina. Che detto c'entra? No, l'alternativa è aspetta un attimo. facciamola, Però se posso facciamola. parlare, Sì, se posso prego, parlare, adesso vorrei farlo tocca a lui, ragionare. sono d'accordo, tocca a Che lui. c'entrano i bambini degli asili nido con gli assembramenti quando non usano i mezzi pubblici? Io vorrei che qualcuno si preoccupasse dei tanti ragazzi dei bassi di Napoli che non hanno la possibilità di fare l'insegnamento a distanza. Vorrei che ci mettessimo nei panni di quell'infermiera che oggi ha perso il lavoro perché in 2 ore deluca, visto che lei parla di moratorio e collaborazione. Ma lei lo sa che il sindaco di Napoli non è invitato a partecipare all'unità di crisi? Lei lo sa che non vengono consultati i luoghi in cui si prendono le decisioni per organizzare il controllo del E territorio? metta la Lei lo sa che non fascia e abbiamo si i vada a dati di qua? stendere davanti a Lei mi Palazzo parla Santa Lucia. di moratoria, caro Geremic, lei dovrebbe spiegare come mai la sanità pubblica non funziona. I Lei dovrebbe trasporti che spiegare perché stavano. non funzionano gli autobus a Napoli, E adesso gli sindaco. rispondo. Allora. I trasporti che lei dovrebbe essere attento, perché è un giornalista attento, sa che i comuni non hanno un euro e nonostante non abbiamo Ah, un ecco. euro, lei lo dovrebbe sapere, ma non lo dice e non lo scrive, che in questi giorni gli autobus in città sono aumentati. Che in questi giorni certe volte la metropolitana si è fermata perché hanno fatto scioperi selvaggi. Se lei poi volete nascondere che il problema vero è che non funziona la rete territoriale di sanità e ve la È la prendete con i prima cosa che ho bambini, con le detto. scuole, con i cittadini, è una vergogna questa cosa dopo 8 mesi. Che moratoria vuole chiedere? Dobbiamo stare zitti, come dice De Luca, che mette il bavaglio ai giornalisti e magari tiene pure i giornalisti prezzolati che non dicono le cose come stanno. Ma la vogliamo finire? Giornalisti prezzolati, scusi, a chi si riferisce, sindaco? Non mi riferisco a lei, No, ma ovviamente, perché è questo una lo voglio persona libera. sperare, diciamo. Ci Ah, no, ci conosciamo da manca. troppo tempo. No, ci manca pure. Abbiamo...